Alice Neri è morta prima di essere bruciata, colpita con almeno 5 fendenti, di cui uno al cuore. Coltellate e sferrate con estrema violenza, al culmine di un tentativo di violenza sessuale a cui la vittima si è opposta con tutte le sue forze. Sono queste le conclusioni della perizia medico-legale nel caso di Alice Neri, la giovane scomparsa nella notte del 17 novembre 2022 e ritrovata senza vita nelle campagne di Concordia, nel Modenese, il giorno successivo. Queste conclusioni hanno portato la procura a chiudere le indagini, confermando le accuse contro l'unico indagato, Mohamed Galul, un cittadino tunisino accusato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale e dalla distruzione del cadavere. Secondo la ricostruzione degli eventi, l'indagato sarebbe stato l'ultimo a vedere Alice viva. Dopo averla uccisa, avrebbe occultato il corpo nel bagagliaio dell'auto e appiccato il fuoco per eliminare ogni prova. Immediatamente dopo il delitto, Galul è fuggito via dal nostro paese. È stato arrestato lo scorso dicembre, al confine tra la Francia e la Svizzera, dopo aver compiuto una serie di errori e passi falsi. Dopo essere scampato a un primo tentativo di cattura da parte della polizia tedesca l'8 dicembre 2022, il cittadino tunisino ha telefonato alla moglie, che aveva sposato solo pochi giorni prima del delitto, chiedendole di eliminare i messaggi. Gli inquirenti ritengono che questo costituisca una prova del suo tentativo di cancellare le prove contro di lui. Mohamed Galul è stato anche oggetto di indagini relative al traffico di stupefacenti e di un'ipotetica tentata estorsione ai danni di un'altra donna, un'amica che aveva dichiarato di essere stata in sua compagnia nelle campagne di Fossa Concordia in almeno 2 occasioni precedenti all'omicidio di Alice. La sua testimonianza ha confermato che l'indagato era familiare con quei luoghi, anche se lui ha costantemente negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda. Attraverso il suo avvocato, Mohamed Galul ha fatto sapere di essere partito all'estero subito dopo l'omicidio di Alice, in quanto aveva già pianificato un viaggio di lavoro da tempo. La sua difesa è determinata a presentare elementi che dimostrino la sua innocenza. In particolare, i suoi avvocati stanno cercando di effettuare una simulazione del delitto di Alice Neri per capire se l'aggressore avrebbe potuto commettere il crimine senza lasciare tracce evidenti di sangue, nonostante la violenza dell'aggressione. Per condurre questa simulazione, intendono utilizzare la tecnica dell'analisi dei modelli delle macchie di sangue, considerata preziosa per la ricostruzione dei reati basata sulle evidenze ematiche presenti sulla scena del crimine. Nicolas Negrini, il marito di Alice, ha sempre sostenuto che è necessario approfondire ulteriormente questa vicenda per comprendere chi sia effettivamente responsabile del male inflitto ad Alice. Negrini sembra non essere completamente convinto della colpevolezza di Galul. Sia lui che un collega di Alice, con cui la donna aveva trascorso la sua ultima serata, erano stati inizialmente iscritti nel registro degli indagati, ma ora, con la chiusura delle indagini, è stata richiesta l'archiviazione del loro fascicolo. La consulente di Nicolas Negrini, Katia Sartori, ha annunciato che nelle prossime settimane sarà depositato il lavoro degli esperti di parte insieme alle conclusioni dello studio legale Ingroia, che rappresenta il marito di Alice Neri. Secondo l'esperta, le indagini non dovrebbero essere considerate concluse, in quanto esistono altri elementi che richiedono un ulteriore approfondimento. Ad esempio, l'analisi del DNA maschile trovato sulla spallina del reggiseno della vittima, rinvenuta a 11 metri dal luogo in cui è stata ritrovata l'auto bruciata, solleva interrogativi che richiedono una maggiore considerazione. Secondo l'esperta, un'aggressione prima e un omicidio poi, al di fuori dell'auto, in un estremo tentativo da parte della Neri di fuggire dalla furia del proprio aggressore. Sulla ricostruzione della scena del crimine, aggiunge: «Sono mesi che sosteniamo che Alice è morta in un luogo diverso rispetto a quello in cui fu trovata cadavere. Cosa riserverà il futuro?» Dopo la chiusura delle indagini, Mohamed Galul ha un periodo di 20 giorni per rilasciare dichiarazioni spontanee. Nel frattempo, i suoi avvocati continuano a combattere in sua difesa. La madre della vittima, Patrizia Montorsi,
che si è distanziata dal genero, sta nuovamente difendendo sua figlia da qualsiasi illazione riguardante il suo stile di vita. In passato aveva già sottolineato la sua posizione, dicendo: «Non riesco a capire perché tanta cattiveria su mia figlia. Certe volte bisognerebbe fermarsi a riflettere. Si è portati a pensare che certe cose succedano solo agli altri, ma nessuno è immune. Alcune persone si sono accanite verso una ragazza normale, con le proprie insicurezze e le proprie passioni. Non me la ridarà nessuno. Vorrei soltanto ridarle la sua dignità, quella che per tutta la vita ha tenuto alta». Il caso di Alice Neri è purtroppo un triste esempio di femminicidio, in cui la vita della vittima, le sue amicizie e le sue abitudini sono state messe in primo piano, come se si volesse attribuire a lei la responsabilità di ciò che le è accaduto. Tornando al 17 novembre 2022, Alice Neri si recò presso lo Smart Café di Concordia verso le 20, dove aveva un incontro con un collega di lavoro. Rimase con lui fino alle 3:40 di notte e successivamente si diresse al parcheggio per recuperare la sua auto, nella quale Mohamed Galul, il tunisino e l'attuale accusato dell'omicidio, avrebbe chiesto un passaggio. Galul ha sempre affermato di aver chiesto un passaggio che gli fu concesso da Alice, sebbene abbia riconosciuto di aver trascorso del tempo con lei quella notte, sostiene di essere innocente. Tuttavia, secondo gli inquirenti, non ci sono dubbi che sia lui il colpevole.